Mentre Oristano si registra un nuovo vertice del campo largo del centro-sinistra con la sottolineatura che il candidato dovrà scegliersi in Sardegna, nonostante già da tempo Elie Schlein e Giuseppe Conte abbiano individuato nella ex sottosegretaria e vice ministra Alessandra Todde, che è anche la numero due nazionale dei 5 Stelle, quale possibile pretendente ad una poltrona a Villa Devoto. Nel centrodestra la marea dell'incertezza si paventa ancora più alta con la Lega che già da 2 settimane a Pontida ha stabilito che Christian Solinas ha meritato sul campo la ricandidatura. Fratelli d'Italia che pare aver rotto gli indugi è tra Maria Elvira Calderone, oggi ministra del Lavoro, e Paolo Truzzu, primo cittadino di Cagliari, avrebbe scelto quest'ultimo per decisione della Premier Meloni per poi lasciare spazio a Palazzo Beccaredda, alla forzista ex assessora all'industria e alla programmazione nell'esecutivo Cappellacci e assessora regionale del Lavoro e vicepresidente dimissionaria della giunta Solinas Alessandra Zedda, o al Quattro Mori, recordman di consensi nel capoluogo Gianni Chessa, oggi assessore regionale del turismo. Come previsto, Forza Italia ha individuato il suo candidato nel deputato nuorese Pietro Pittalis, già assessore regionale alla programmazione. Al centro, che oggi va da Sardegna al Centro 2020 di Stefano Tunis e Antonello Peru, all'UDC, Azione e forse anche Italia Viva, a sorpresa prende corpo la possibile candidatura del sindaco di Sanluri e neopresidente ANCI, in coppia con Emiliano Deiana, Alberto Urpi. Tanti candidati e poche certezze. Vediamole insieme. Il Partito Democratico Sardo non ha la minima intenzione di ubbidire a Elie Schlein, che forse fatica a riconoscere come leader. La coalizione larga del centro-sinistra, che aveva annunciato in agosto che entro settembre avrebbe presentato il proprio candidato, rimanda a novembre ogni decisione. Solamente Renato Soru e gli autonomisti insistono per le primarie di coalizione.